Buongiorno da non solo Anima.tv, siamo in redazione con Mario Furlan, fondatore e presidente dei City Angels, docente di motivazione e crescita personale e autore di vari libri, tra cui il bestseller Risveglia il campione in te. Ciao Mario. Ciao Camilla, grazie per questa bella presentazione. Grazie a te per essere qui. Parliamo di City Angels. Chi sono? Come sono nati? Beh, i City Angels sono quei volontari che vedi sulla strada, soprattutto di notte, soprattutto nei posti più malfamati delle città, Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna e altre ancora, con un basco blu e una giubba rossa, e sono volontari che vanno ad aiutare chi ha bisogno. Aiutano i cittadini, lottano contro il crimine, noi siamo l'unica ONLUS, associazione di volontariato anticrimine, e in più aiutiamo chiunque abbia bisogno sulla strada, quindi aiutiamo anche i senza tetto. Qua a Milano abbiamo una casa famiglia per donne senza tetto, che è l'unica che è aperta tutta la notte, quindi se una donna alle 3 di notte, una senza tetto, ha bisogno, può venire. Le altre alle 11 massimo chiudono e le poverette si attaccano. E poi è l'unica che, al contrario di altri, accoglie anche le coppie, le famiglie e anche gli animali dei senza tetto. Come siamo nati? Vedi, a volte nella vita qualcosa di bello, di importante nasce in seguito a un dispiacere. I City Angels sono nati in seguito a una delusione amorosa mia. Io lavoravo come giornalista alla Mondadori, ottimo lavoro, ero insieme con Alessandra, una ragazza di Bologna, e lei voleva sposarmi, io ho avuto paura e l'ho mollata. E poi mi sono detto, porca miseria, non troverò più una ragazza che mi ami come lei. Sai, quando ti è capitato, finisce una storia d'amore e dici, non troverò mai più una persona così. Non è vero, ci sono tante donne, tanti uomini, però in quel momento ti sembra che tu sia fregato. E allora sono entrato in crisi e mi sono detto, non sono più contento di quello che faccio. Tutto quello che avevo, il lavoro, che mi riempiva la vita, mi sembrava vuoto. E allora, entrando in crisi, ho detto voglio ribaltare tutto, voglio rivoluzionare la mia vita, voglio lasciare una traccia positiva, non soltanto scrivere quello che succede, ma cambiare le cose, nel mio piccolo migliorarle. E allora ho fondato i City Angels, appunto questa associazione di volontari per la solidarietà e la sicurezza, che vanno su strada con un basco blu e una giubba rossa per essere un punto di riferimento per chi ha bisogno e un deterrente visivo per i malintenzionati. Voi siete presenti, oltre che a Milano, anche in altre città? Sì, siamo a Milano, siamo a Roma, Torino, Napoli, Bologna, Reggio Emilia, Novara, Varese, Salerno, Terni, Padova tra poco, sì sì, in tante città, in tutte le grandi città c'è bisogno di angeli, cioè vai sulla strada e vedi un City Angel e dici questo è un amico, anche se ho soltanto una vecchietta che ha una borsa pesante da portare, un anziano che ha paura di andare a prendere il bancomat da solo, una ragazza come te che dice vado in giro di notte a Milano, magari faccio brutti incontri, ci siamo noi che ti scortiamo. E poi siamo un punto di riferimento importante per tanti senza tetto. E non gli diamo soltanto il panino, il vestito, il sacco a pelo, che pure servono, ma cerchiamo soprattutto, più che di dargli il pesce, di insegnargli a pescare, di far sì che credano in se stessi, perché un senza tetto spesso dice sì, sono un povero sfigato, non potrò mai cambiare vita. Invece no, chiunque può cambiare vita se vuole, se veramente ci crede, se crede in se stesso. Ed è questo ciò che cerchiamo di fare, far capire che noi ci teniamo a loro, che siamo loro amici e che loro possono cambiare vita. Ma in che modo, per esempio, quale può essere uno strumento per aiutare una persona? Passo per passo, è una cosa che vale per il senza tetto, è una cosa che vale anche per noi. Un barbone dice, non potrò mai trovare un lavoro. Dice, ma ho trovato un lavorettino di un giorno come operaio, come pulisci cessi, come manovale, un lavoro umile, ok, poco pagato. Però intanto comincia a far vedere che tu riesci a lavorare per un giorno. Se alla fine di quella giornata sei riuscito a portare a termine la tua mansione, è un grande successo. Bravo, complimenti, vai avanti così. Lui si motiva e poi un secondo giorno, un terzo, e costruisce un piccolo successo sopra un altro piccolo successo per ottenere poi un grande successo, per cambiare vita. E avete riscontrato quindi storie di successo? Ce ne sono, grazie a Dio, tante di storie così, tanti senza tetto che siamo riusciti a far cambiare vita. Guarda, una storia che mi piace ricordare è quella di Marco. Marco era un senza tetto, ha cominciato a bere, la moglie e la figlia l'hanno sbattuto fuori di casa, è finito in stazione centrale come senza tetto. E noi lo vedevamo passando in stazione, vedevamo questo signore che si metteva a scrivere. Spuntava fuori dal sacco a pelo che gli abbiamo regalato e scriveva. Dicevamo, ma cosa scrivi Marco? E lui, scrivo poesie. Faccele vedere Marco, ci fa vedere queste poesie.
le leggiamo, non è che fossero leopardi, però erano poesie che venivano dall'anima, poesie che raccontavano la sua storia, il suo dolore, la sua gratitudine verso chi l'aiutava come noi City Angels. E Marco aveva un sogno, tutti abbiamo un sogno, magari ce ne siamo dimenticati, ma è importante risvegliarlo. Il sogno di Marco era pubblicare un libro delle sue poesie. Allora parlo con un mio amico editore e dico: senti, c'è questo poeta, non sarà un grandissimo poeta, però è una persona che ha bisogno che tu gli pubblichi il libro. Fai un'opera pia, pubblica sto libro. L'ha pubblicato, Marco è stato così contento che ha detto: io non sono più un barbone, sono un poeta. Ed è stata la molla che l'ha aiutato a credere in se stesso e a cambiare vita. Come possono rintracciarvi le persone? Abbiamo un sito www.cityangels.it, tutti possono fare i City Angels, basta avere dai 18 anni in su, non c'è limite massimo d'età, uomini, donne, italiani, stranieri, va tutto bene, l'importante è avere il cuore che va bene, c'è gente che sia coraggiosa ed equilibrata, noi vogliamo volontari coraggiosi, noi operiamo in zona un po' a rischio delle città, mai successo niente, però puoi trovare uno che ti tira fuori un coltello, devi saper mantenere calma e sangue freddo, equilibrati, non vogliamo Rambo, non vogliamo esaltati, vogliamo gente che sappia mantenere la calma sotto pressione. E poi è bello, è una famiglia, siamo 300 volontari in Italia, e l'amicizia che si crea tra persone che condividono gli stessi valori, quindi andare su strada ad aiutare chi ha bisogno, è molto forte. Poi facciamo anche noi qualcosa per quanto riguarda l'anima. A Natale tutti gli anni invitiamo il nostro amico Don Mazzi a tenere una messa davanti alla stazione centrale a Milano, in mezzo ai senza tetto, ai milanesi che partecipano e danno un regalino a un clochard, anche una sciocchezza che però è bella. E poi a Pasqua facciamo una preghiera multireligiosa, sempre in mezzo ai senza tetto della stazione, con un prete cattolico, un imam musulmano, un esponente ortodosso, uno buddista, e il messaggio è: sentiamoci veramente fratelli, al di là delle differenze di razza, di etnia, di religione, siamo tutti figli dello stesso Dio e questo è importante. Grazie. Grazie a voi.